La stai facendo andare? No, non sta andando. Perché? Se faccio quel quadro così. Bello. Bene. Va bene, va bene. Solo che non devo fare qualcosa. E cosa vuoi fare? Devi dire cos'è, come fai a realizzare i quadri. Beh? No, no, mi impappino. Perché ti impappini? Raccontalo a me come fai a realizzarlo. Ma devo scriverlo io. E dimmelo adesso, così, quello che ti viene in mente. Io... Cosa fai? Verso della cera fusa in fusione su una tavola di legno e in parte modifico la colata. E quegli interventi che sono colorati come li fai? In acrilico. Ma li fai prima o dopo aver fatto la fusione? Dopo, cioè prima fai la fusione e poi ci intervieni con l'acrilico? Sì, perché se metto questo acrilico qui sotto questa la cera me la scurisce, tutti i colori la scuriscono. Bello, il blu, però. Poi sì, sì. Quindi potresti fare in teoria una miscela di colori tipo arcobaleno sotto, sopra metterci la cera e vedere l'effetto che fa. In teoria potresti fare anche questo. Potrei fare anche questo. In teoria, poi se non ti piace non lo fai. Ma c'è un mucchio di cose, cioè ad esempio io, non so se lo conosci, Vito Masello. No. Mettere una cosa tipo così. Ah, sì. Ecco. Qui gli faccio un arancione forte. In modo tale che sembra illuminato, sì, si illumina. È vero, sì. È bello, potresti provare. È complicato. Vabbè, perché non puoi farlo di carta, devi usare una plastica o uno stampino. Sai quegli stampini che usano per cucinare? Lo rompi a metà, e, che di solito sono di alluminio, sono di metallo. E lo tagli. Ah sì, anch'io avevo pensato Una cosa del genere. Sì. Perché? E poi qui gli metterò un attacco, perché non mi piace mettere due viti qui. Sì, sì. Perché se usi lo stampino. Bisogna vedere la forma, perché. E lo stampino lo puoi usare quello che vuoi, se ne vendono tanti. Un po' così. Sì. Inclinato. Sì, sì, capito. Magari due o tre. Questo qui lavora solo su questo, visual art, è il padre della visual art. Bello. Molto bello. Ha fatto dei cubetti di carta e aperti e dentro tutto arancio. Forte. In modo tale che vedevi sì. Tutto delle... E tu puoi farlo con la cera, volendo. Sì. Mischi la cera con questa tecnica per fare una tecnica tutta tua. Tutta mia, sì. Non è proprio Per metà è tua e per metà no, tu elabori una tecnica che esiste già, perché anche chiunque pittura d'olio usa praticamente delle tecniche del 1400 in avanti, giusto? L'importante è la personalizzazione della tua opera, che sia personalizzata come fai con quella, colora. Gira un po' il quadro, scusa, fa vedere l'ora, fammi vedere l'ora dietro. 23:15 maggio, giusto? Sì. Lego, attaccala adesso. Bello, giralo. Perfetto. Giralo bene, fammelo vedere bene, giralo su, tiralo su. Fammelo vedere bene che non lo vedo, gira su. Fare foto. Bello, sì. Ok, grazie Maurizio. Prego.